In tempi remoti, i Rishi, gli antichi veggenti, in uno stato di profonda meditazione, percepirono l'eterna conoscenza, i Veda. Divennero consapevoli dei fondamenti eterni ed universali che nutrono tutto ciò che esiste. Ordine. Giustizia. Amore. Verità. Non violenza. Protezione della vita. Quindi trasmisero questa conoscenza agli altri esseri umani. Dio è uno, ma i saggi lo chiamano con nomi diversi. Lo scopo ultimo della vita umana è moksha, la liberazione dall'ignoranza che lega alla schiavitù dell'ego. Liberazione è raggiungere l'unione con Dio.